Oh mio Dio, questo mondo è diventato troppo inutile. Troppo inutile dopo aver visto quella mod. Lo devo assolutamente cancellare. Che schifo, mi fa ribrezzo. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati nel laboratorio delle mod di Lion. Quest'oggi andremo a vedere la mod più inutile del mondo. E voi vi domanderete che cosa avrà mai di così inutile questa mod per essere la più inutile di mod del mondo. Insomma, di mod del cazzo ce ne sono tantissime, ma questa, oh ragazzi, questa è veramente la più inutile del mondo. E vedete questo simpatico ometto qua? Lui, Dave, è il creatore di questa mod. E vedete che espressione intelligente ha? Quale mod poteva generare se non la più inutile del mondo? E tra l'altro è dall'inizio del tempo che io ho iniziato a parlare che lui contorna il mio discorso con i suoi versi. Sentitelo. Dave, Dave. Dave, quindi io adesso prenderò questa useless word, cioè spada inutile, e porrò fine all'esistenza di Dave, perché non ne potevo più. Era dall'inizio del video che continuava era tremendamente fastidioso. Comunque va, andiamo ad esaminare questa mod. In compagnia mia quest'oggi abbiamo il famigerato Pollo Ermano. Un applauso per lui. È bello il Pollo Ermano. Tra un po' ti prenderò a spadate, non ti preoccupare. Allora, iniziamo ad analizzare questa mod, perché dobbiamo capire insieme come mai è chiamata la più inutile. Che cosa avrà di così tanto inutile? Intanto, davanti a noi abbiamo una cesta inutile, che è un po' più grande della cesta normale, ma questo la rende utile in teoria. Davanti a noi abbiamo gli utensili inutili, che combinati tutti insieme ci daranno l'inutile multitool. Questo aggeggio qua serve per scavare, raccogliere, prendere qualsiasi cosa, guarda, dalla terra alla roccia. Serve per ammazzare i polli ermani. E lui è mollo, ho ammazzato alla sconfinata, non se l'aspettava. Mi son girato, papem. E abbiamo davanti a noi anche questi due minerali. Questo qua è il... è l'imbecille che io stavo in creative e quindi l'ho rotto tutto. Aspetta un attimo. Credo di essere ubriaco, perché ho cercato di rompere questo minerale in creative. Dopodiché, non riuscendoci, mi sono rimesso in creative. Vaffanculo, vabbè. Allora, questo raccogliendolo ci dà il materiale inutile. E ci dà anche l'achievement. Anche il tuo piccone è triste, perché hai raccolto il minerale inutile. Questo si chiama proprio minerale inutile. Quest'altro invece si chiama minerale inutile migliore però. E infatti ci dà un'altra roba che si chiama super materiale inutile. Utilizzando questi oggetti noi possiamo creare tutto quello che vedete qua, tutti gli utensili e anche questa armatura. Beh, gli utensili potrebbero essere utili, sono scarsi, niente di che, ma questa armatura sì che è inutile, perché ci dà protezione, ma è orribile, brutta, tremenda. È la cosa più tremenda che io abbia mai visto. È verde, sembrava una specie di coccodrillo obeso però. Siamo un coccodrillo obeso, guarda che schifo. Comunque vada, ci dà rigenerazione, quindi così inutile in fondo non è. Ancora abbiamo un arco inutile e delle frecce inutili. E abbiamo questi due oggetti che secondo me rappresentano al meglio l'essenza di questa mod. Questo è il cibo inutile, che si può mangiare. Però io non so quanti di voi in fondo l'avrebbero mangiato, visto che era una specie di poltiglia verde orribile. E poi abbiamo quest'altro oggetto, il fratello inutile, useless bro. Ora, ragazzi, io spero che voi vi rendiate conto di che cosa si tratta. È quello, tutto lì, non fa nulla, non ha funzioni, non si può usare per dar da mangiare ai maiali, oppure per salire in alto nel cielo volando, o per scavare. Non serve letteralmente a niente. Beh, forse a sbattergli la testa per terra. È soltanto un fratello inutile. Chi di voi ha un fratello inutile? Me lo scriva qua sotto nei commenti. Anche se non l'avete un fratello inutile, ma ne avete uno utile, scrivetemi il nome del vostro fratello o sorella qua sotto nei commenti. Ma questo è il mio personale fratello inutile. Guardatelo, l'unica cosa che fa è palleggiare con questa sua stupida palla. E nella descrizione dice: sì, io sono molto inutile. E lo vediamo che sei molto inutile. Vattene là, ti scavo un buco dopo e ti ci lascio dentro. Lui si alta con quella palla, è grasso, ha le scarpette e usa la sua palla per divertirsi. E così farà per il resto della sua eternità. Anzi, sapete che gli facciamo? Gli facciamo una bella item frame. Ale, così. Lo mettiamo qua. Ecco.
e ora lui sarà inutile per il resto della sua esistenza su quel muro lì e sarà felicissimo. Andiamo avanti. C'è qualcosa di ancora più inutile in questa mod. Questa, la macchina inutile. Vedete, tecnologia inutile. La mettiamo qua per terra e ci dà appunto l'achievement tecnologia inutile. Se la utilizziamo andremo nella mod, nella dimensione, scusate, della mod, la dimensione più inutile che voi possiate immaginarci. Ci andremo tra un istante, ma prima so che molti di voi hanno notato qui da questa parte questo accumulo di diamanti e vi starete chiedendo: ma Lion, perché non te li prendi tutti questi diamanti succulenti? E avete ragione. Ma scommetto che non sapete che questi diamanti, sono di nuovo in creative perché sono furbo, questi diamanti non sono dei diamanti normali, infatti sono dei diamanti inutili. Loro nel loro nome dicono che sono dei legittimi diamanti, dei veri diamanti. Certo, peccato che non sia vero. Guardate che cosa succede se cerchiamo di craftare, ad esempio, una spada con questi legittimi diamanti. Certo, proprio legittimi, così legittimi che non servono a niente. Quindi questa mod in un certo senso potrebbe far comodo per un troll. Oh mio Dio ragazzi, mi è appena venuto in mente, potremmo utilizzarla per trollare qualcuno. Se arriviamo a 20.000 pollici su per questo video, la utilizziamo per trollare qualcuno. Ci vedo già una situazione in mente che non vi dico. Comunque vada, l'oggetto che stiamo tenendo in mano dall'inizio, la piccozza inutile multitool, devo dire che in fondo non è inutile, anzi è piuttosto utile. Questi due blocchi che vedete qua sono fatti con il minerale della mod, vedete, con questo qua. E direi che ci rimane da vedere soltanto la nuova dimensione, quindi direi di non perdere ulteriore tempo e andarla a visitare. Vediamo un po' che cosa ci sarà dentro. Ok, diciamo che non mi aspettavo esattamente questo, anche se è abbastanza in linea con l'inutilità. Ci siamo ritrovati in una specie di bicchiere di latte? Ehi, fratello inutile, che cosa ne pensi di questa dimensione inutile? Io gioco a palla, mi diverto un casino, yuhuu! Ma va, fanculo, vai nell'abisso lattiginoso! Ok ragazzi, tra l'altro mi pare di vedere che non sia completamente vuota. Anzi, vedete da questa parte, c'è qualcosa effettivamente in questa dimensione. È una specie di bioma normale, se non fosse per l'erba che è di un colore decisamente diverso. Ed è piena di Dave. Oh mio Dio ragazzi, ma questi non sono Dave. A parte che continuano a fare quel verso che mi dà tantissimo fastidio. Dave. E lo fanno pure in coro perché sono tanti. La differenza è che questi Dave qua si chiamano John. E John è il fratello cattivo di Dave. Perché vedete, se noi ci mettiamo in survival, loro cercano di ammazzarci. Schifosi John, fratelli cretini, cattivi e inutili non di meno. Del resto che cosa ci si poteva aspettare da dei bruttoni con quella faccia tremenda, eh? Oh, guardate qua ragazzi, guardate questa specie di fontana di liquame verde. La mia ipotesi è che questa serva a creare il cibo inutile. Vedete, il colore più o meno è lo stesso. Secondo me è il cibo inutile viene da questa fonte di liquame verde ed è gustoso proprio a sapore di melma, di palude. Uno schifo più totale. Comunque vada, la mod inutile finisce più o meno qua, in questa dimensione inutile piena di John cattivi che si abbracciano e accolgono le persone che vengono in visita nella loro dimensione con il loro coro di John Dave. Per questa volta comunque direi che possiamo chiudere qua. Spero che questa mod inutile, anzi la mod più inutile del mondo, vi sia piaciuta e spero che nessuno di voi la voglia mai mettere sul proprio mondo per giocarci, perché ragazzi, seriamente, è la mod più inutile del mondo, che ve ne fate? Comunque vada, per questa volta io direi che è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice su per la serie del laboratorio delle mod e per questa volta è tutto. Io vi auguro una buona giornata da Lion e tutti i John e i Dave sparsi nel mondo che ormai è diventato un mondo inutile e infatti lo cancellerò. Out!